Sono riprese da ieri, lunedì 2 agosto, le prime dosi di vaccinazione presso il centro vaccinale Città di Agropoli. Si proseguirà mercoledì 4 agosto con una seduta straordinaria del Siero AstraZeneca. Gli appuntamenti sono dedicati a tutti i residenti del distretto sanitario 70 Vallo della Lucania Agropoli, che non hanno ancora fatto la seconda dose di AstraZeneca. Giovedì 5 e venerdì 6 agosto, invece, si effettueranno le prime dosi di Pfizer, circa 500 convocati al giorno. C'è da dire che noi stiamo vaccinando da marzo, quindi abbiamo cominciato immediatamente la campagna vaccinale contro il Covid-19. Inizialmente in ospedale, nella sede che è anche sede del distretto sanitario, e poi successivamente ci siamo spostati in palestra per avere maggiori spazi, più box vaccinali e quindi poter convocare più utenza. Ovviamente la convocazione dell'utenza è un po' dipendente dall'approvvigionamento vaccinale, ma l'approvvigionamento dei vaccini non è un problema locale, è un problema regionale, quindi quando non ci sono sufficienti vaccini siamo costretti purtroppo a convocare, a ridurre le convocazioni o a sospendere alcuni giorni le sedute vaccinali. Noi abbiamo provveduto a assicurare, in base all'approvvigionamento dei vaccini di cui parlavo prima, ad assicurare i richiami alla popolazione, perché la variante Delta, proprio con la variante Delta c'è la necessità di completare il ciclo vaccinale per avere una protezione del 100% dalle complicanze gravi dell'epidemia da SARS-CoV-2. Quindi, detto questo, subito dopo abbiamo ripreso le prime dosi. Oggi è una seduta vaccinale di prime dosi con il vaccino Moderna, che è un vaccino ad mRNA altrettanto valido come quello dell'mRNA da Pfizer, della ditta Pfizer BioNTech. E poi ulteriori sedute vaccinali saranno garantite il 5 e il 6 agosto 2021. Giovedì e venerdì siamo già a 500 convocati per ogni seduta vaccinale. La città di Agropoli ha raggiunto in questi mesi il 70% di cittadini vaccinati con prima e seconda dose, un risultato importante per una cittadina di 21.000 abitanti circa. Siamo al 70% di copertura con prima dose per quanto riguarda la popolazione vaccinabile. Per popolazione vaccinabile si intende quella che va dai 12 anni in su, considerato che la fascia dai 0 ai 12 anni ancora non può essere vaccinata, perché non ci sono studi che possano prevedere, che sono stati fatti su questo tipo di popolazione. Per quanto riguarda il completamento del ciclo vaccinale, siamo quasi al 70% anche con il completamento, perché abbiamo praticamente terminato i richiami e può essere sfuggito giusto qualcuno alla convocazione, a cui stiamo rimediando continuamente facendo una ricognizione sulla piattaforma.